Quello che abbiamo alle nostre spalle è un carro che l'anno scorso ha già sfilato, ma che ha riscosso grande successo, anche se il tempo non gli ha voluto bene per un certo momento, però insomma in tutti i suoi colori, in tutta la sua maestosità, incarna pieno lo spirito del carnevale. Sì, dopo il successo dello scorso anno torna a Bemus Carnevale, atto secondo, ritorniamo in grande stile con il solito spirito di carnevale che ci contraddistingue, e speriamo che anche quest'anno dia il meglio di sé e che questo carnevale riusciamo prima o poi ad eleggerlo. Senti, è quello che speriamo. Ci speriamo tutti. Però forse il titolo del tuo carro quest'anno è quanto mai evocativo: finalmente avremo un carnevale. Casca, diciamo, in due anni che l'anno scorso per alcune circostanze, quest'anno per altre, comunque in un momento storico del carnevale appunto molto importante, quindi speriamo sia di buon auspicio e che ne traga il meglio, insomma, il carnevale, ecco. Allora, chi è venuto l'anno scorso al Corso Mascherato già lo conosce, però siccome siamo anche a livello regionale adesso, non so se tu lo sai, da pochissimo, quindi forse ci guardano in zone che non hanno potuto vedere il carnevale dell'anno scorso, insomma, gli elementi distintivi del tuo carro. Ma allora, gli elementi distintivi sono questo diciamo conclave di cardinali che apparentemente vogliono, ecco, questo carnevale in grande stile, ma in realtà sotto sotto covano, diciamo, un astio nei suoi confronti. Però noi questo astio lo vogliamo assolutamente annullare, lo vogliamo eliminare, quindi il carro nella parte superiore ha questo terrazzo da cui esce questo Papa, e questo Papa che è incarnato da una figura, diciamo, carnevalesca, ma è il carnevale nella sua essenza, è superiore a tutto il resto, quindi questo carnevale, questo Papa Re Carnevale che troneggia su tutto il resto, e quindi, diciamo, spazza via tutti quelli che sono i cattivi pensieri, e le male lingue e le malvolenze nei confronti del carnevale. E quindi lo spirito del carnevale vince su tutto. Vince sempre, deve vincere sempre, vincere. Assolutamente. Allora, lo attendiamo anche lui sul corso mascherato nelle domeniche, appunto, che sarete in campo. 12, 19, 26 febbraio. Vi aspettiamo.